Ciao ragazzi, sono a Marina di Bibbona, questo è un rent bike che probabilmente si chiama casa di caccia o qualcosa del genere e guarda che figata, eh? È una vasca da bagno a cui hanno aggiunto un seggiolino, andiamo a vedere come l'hanno aggiunto, fighissimo, e poi ci hanno messo questa cosa qua per pedalare, penso completamente riciclata, quindi questa collegata alla catena, la parte inferiore vediamo la ripresa qua come hanno fatto la trasmissione, ok ragazzi? Questa completamente riciclata, pure la ruota c'è, cioè, tutti gli ingranaggi, ma non c'è collegata alla catena, quindi è fatta con tutti i pezzi di biciclette. Questo hanno fatto un manubrio che guida il passeggero, quindi questo qua fa solamente pedala ma non guida, guida questo ma con un manubrio che ha tutta una sua tecnologia particolare, perché guarda, una sola parte del manubrio, un solo freno che frena sulle ruote davanti, quindi. E questa è una lamiera piegata, ok? Visto che stiamo facendo il giro tecnologico, vediamo che hanno compreso un'asta che questa asta qua ha la possibilità di collegare, penso, un ombreggiatore, qualcosa del genere. A sto punto, il sedile, pure questo riciclato da una sedia, la ruota dietro economica, andiamo a vedere sotto, non so se da sotto capiremo qualche altra informazione, laterale. E questo per evitare che le gonne vadano a finire dentro, una guarnizione che sta cedendo qui intorno, pure qui per evitare che, probabilmente avevano scoperto che se c'è qualche vestito che si impigliava sotto potesse essere pericoloso, quindi chiusura anche laterale, lamierino, bel progetto, eh? E un cuoricino dietro come targa. Bella, questa è la mia bici elettrica, vediamo il futuro e il passato. Bellissima ragazzi, eh? Andare con una vasca da bagno riciclata così a costo zero, hanno fatto una bici molto divertente. Effettivamente, avendo tre ruote, basta una sola ruota che frena bene, in pianura soprattutto, visto che qui siamo al mare, però magari se funziona, basta così. Bella, bella, bella.